Buongiorno, sono Patrizia Grossi del ristorante La Torre di Casale Monferrato. Vi presento la focaccia dolce dell'Alto Monferrato e dell'Appennino Alessandrino. Per prima cosa prendiamo il nostro cubetto di lievito e lo mettiamo a sciogliere in un pochino di acqua tiepida. Prendiamo la nostra farina, la versiamo in un contenitore, aggiungiamo il nostro lievito sciolto con l'acqua. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero e impastiamo bene il tutto. Una volta finito di impastare, copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare in luogo tiepido per 2 ore. Passate le 2 ore, abbiamo il nostro impasto che è lievitato e adesso finiamo l'impasto aggiungendo la restante farina, olio, il sale e il vino bianco e un po' di latte e lavoriamo il tutto con le mani. L'impasto finale deve risultare morbido. Quando abbiamo finito il secondo impasto, copriamo di nuovo col canovaccio e lasciamo riposare per altre 2 ore. Passate le altre 2 ore, il nostro impasto è pronto. Perciò adesso prendiamo la teglia da forno, ungiamo sul fondo e stendiamo il nostro impasto schiacciandolo coi polpastrelli. Alla fine dovrà risultare spesso 1 centimetro. Ungiamo con poco olio, copriamo col restante zucchero, andiamo a scaldare il forno al massima temperatura sui 220-230 gradi e cuociamo la focaccia per 20-30 minuti. Passati 20 minuti togliamo la nostra focaccia dal forno che dovrà diventare solo dorata, non bruna. Aggiungiamo ancora un po' di zucchero e così la nostra focaccia è pronta.